ai nostri microfoni Pablo Gonzalez. Avevo chiesto a Matteo Pisoni, mandaci Pablo Gonzalez. Perché? Perché Pablo Gonzalez è stato protagonista di partite storiche con il Varese. Parliamo della stagione magica 2009-2010, parliamo purtroppo della retrocessione 2013-2014. Insomma, non dirmi che per te è una partita proprio così normale. No, non è stata una partita normale, come tante altre, però questa era diversa a tutti, perché di qua è iniziato un po' la fine, senza renderci conto sono iniziati tanti problemi con la vecchia società e niente, però adesso, tra l'altro adesso parlavano con Gigi Fragonaro, non sono brasiliano, mi sembra che è la prima volta che riesco a vincere questo campo qua, un campo difficile, sapevamo, a prescindere dalla categoria, sono partiti così. Mi dispiace che sia finita in polemica, è stata una partita dura di tutte e due le parti, sicuramente per quello che riesco a capire loro sono un po' in polemica, ma mi dispiace per come è andata, perché dopo sicuramente non era una partita per finire così in questo, che purtroppo dopo ci portano a parlare di altre cose, però sono contento, una vittoria che aspettavamo per chiudere bene una bella settimana. Pablo, una partita dura come dicevi, che molto fisica, e avete accettato insomma questo confronto molto fisico. Per te è stato anche difficile trovare il modo di giocare un po' la palla, abbassandoti, muovendoti i pallini, perché questa palla rimbalzava un po' sì, così. Sì, come lo diceva a Bergamelli, stoppa una perché passavano sopra, no, però era la partita che dovevamo fare, perché sapevamo che loro è una squadra che gioca bene, molto fisica, e l'ho dimostrato oggi, e noi abbiamo dimostrato che siamo anche forti anche noi, che sappiamo fare la guerra anche noi, no? Quando si riusciva a giocare, che riuscivamo a stoppare una palla, dopo anche il campo, la tensione, avevamo tante cose insieme. L'importante è che siamo stati presenti a livello di atteggiamento, ovviamente a tutte e due squadre, perché hanno dato il massimo in una partita che non era facile, era la terza di una settimana dura per tutti e due, la ripresa del campionato, quindi siamo contenti e felici, ci godiamo questa vittoria, soprattutto le altre due.